Il trend è positivo sia in Genova città che nelle riviere, questo vuol dire che i turisti apprezzano sia il lato culturale, architettonico, storico, tradizionale di Genova che il mare, il sole, il mare, le spiagge delle riviere, io dico anche dell'entroterra, perché poi chiaramente chi va nell'entroterra dorme sulla costa ma poi di giorno visita l'entroterra e i nostri paesi sono popolati di turisti in questi giorni. Questo è molto positivo, fa ben sperare perché abbiamo i dati positivi sulle presenze fino a luglio, ma anche sulle prenotazioni di agosto e settembre. E speriamo che questo trend continui in crescita nel 2016, perché se i turisti vengono qua, si trovano bene, trovano una regione ospitale dove bene si mangia, bene si beve, con bellissimi palazzi, grande storia, bei musei, belle spiagge e bei boschi nell'entroterra, è chiaro che il passaparola può favorire ulteriormente rispetto agli investimenti che faremo sulla promozione, una buona stagione anche per il 2016. Ma la regione che cosa può fare per assicurarsi, diciamo, un prolungamento di questo trend positivo? Ma investire sulla promozione è un settore non facile, la competitività diciamo, delle grandi regioni turistiche si fa sentire, diciamo però che, come ho detto anche in altre occasioni, bisogna che iniziamo a promuovere la Liguria come regione turistica, non solo le singole località, e quindi fornire soprattutto agli stranieri la possibilità di pensare magari per la prima volta nella loro vita di andare in ferie in Liguria, anziché andare in ferie a Sanremo, a Genova, in Tiguglio, nelle Cinque Terre.